Alessandria sorpresa ieri sera con uno scarno comunicato. Il sindaco Giorgio Abbonante rivoluziona la giunta. Tanti ringraziamenti per il lavoro svolto sin qui agli assessori, ma da oggi si cambia. Centrale del latte di Alessandria ed Asti chiusa. I lavoratori, nonostante un accordo, rimarranno senza soldi e per un vincolo normativo non avranno neppure accesso alla cassa integrazione. Ancora in piazza i lavoratori dell'ASL di Alessandria, ad oggi dicono non abbiamo ancora avuto una risposta seria dalla nostra azienda, mancano gli OSS, gli operatori sociosanitari, i sindacati puntano il dito soprattutto nel turno di notte. La crisi della clinica Quese Villa Igea su tavolo del sindaco a farne le spese, come sempre i lavoratori, in questo caso sono 165. Buongiorno, benvenuti al nostro telegiornale. Dunque, come avete sentito dai titoli, ieri nel tardo pomeriggio, con molta sorpresa di tutti e in seguito ad uno scarno comunicato, le decisioni del sindaco di Alessandria Giorgio Abbonante di rivoluzionare la giunta. Tanti ringraziamenti a tutti, ma da qui in poi si cambia. Il motivo è da ricercarsi sulle nuove sfide che aspettano l'amministrazione per i prossimi 3 anni di mandato, per le quali evidentemente i precedenti assessori non erano professionalmente preparati. Ma sentiamo Ketty Porcetu. Un comunicato come tanti a segnare il consuntivo di 2 anni di giunta e poi la notizia vera solo nelle ultime 2 righe. Per questi motivi, al termine della giunta odierna, ho comunicato all'assessore e gli assessori il ritiro delle loro deleghe, ringraziando di cuore tutti e tutte per il grande lavoro svolto. Entro 72 ore sarà comunicata la nuova giunta. E questo in sintesi il comunicato diramato ieri pomeriggio dal sindaco di Alessandria, Giorgio Abbonante, al momento è rimasto senza assessori per un rimpasto di cui in verità già si parlava da mesi. Nessuna anticipazione, neppure a noi ieri mattina, quando il primo cittadino è intervenuto alla trasmissione filo diretto, ma solo una nota che evidentemente attendeva l'esito delle recenti consultazioni per ridare ordine alla scacchiera formata dai suoi uomini per i prossimi 3 anni di mandato. Viene logico pensare che l'ago della bilancia sia stato ancora una volta quel Giovanni Barusini, non passato in regione, i cui voti, dopo il passaggio dal centrodestra a un'area più centrista, 2 anni fa avevano di fatto decretato la vittoria dell'attuale primo cittadino. Dopo un lungo elenco di cose realizzate in itinere, il comunicato di Abbonante prosegue così. Siamo coscienti che rimane tanto da fare, che i prossimi anni saranno molto diversi da quelli che abbiamo alle spalle. La composizione della giunta dovrà confini politici che ci hanno garantito la vittoria nel 2022, il raggiungimento di molti obiettivi e un efficace lavoro nel Consiglio Comunale. Da Palazzo Rosso bocche cucite, soprattutto fra quegli assessori e consiglieri di maggioranza, che sembrano non avere molto gradito la mossa di Abbonante e dei suoi stretti collaboratori. Ma parlare ovviamente è invece l'opposizione, con una nota di Alessandro Rolando, segretario locale della Lega, che di certo non si è fatta attendere. Senza temere di mancare di rispetto alla cittadinanza, ma soprattutto a chi lo ha votato, il sindaco rivendica la continuità amministrativa con la precedente giunta, ma soprattutto quali progetti, smart city affossate, insediamenti logistici bloccati, confusione sul nuovo ospedale, scrive la nota, e cita l'ultima delibera sul futuro del gruppo AMAG, che ha già messo in preallarme i lavoratori e tanti cittadini giustamente preoccupati, come un successo dell'ormai ex giunta comunale di Alessandria. Rolando sottolinea poi che a dare le dimissioni dovrebbe essere lo stesso Abbonante. Si cambiano le pedine, conclude la nota, ma chi ha in mano le redine del gioco, sia dentro che fuori da Palazzo Rosso, non fa un passo indietro. Ma ad Alessandria naturalmente non c'è solo la questione legata all'azzeramento della giunta guida Giorgio Abbonante, ma anche la centrale del latte di Alessandria ed Asti, cui i lavoratori, nonostante un accordo, rimarranno senza soldi. In una nota i sindacati illustrano l'intera situazione. In questi giorni si legge si sono tenuti 2 incontri con la curatrice fallimentare, dove fin dall'inizio ci è stato annunciato che, sebbene sia stato fatto l'accordo per la cassa integrazione per un vincolo normativo previsto dal nuovo codice
codice della crisi di impresa, la cassa non sarà riconosciuta poiché sarebbe necessario anticipare un contributo all'INPS per liquidare l'ammortizzatore sociale, cosa che proprio in relazione alle nuove norme ci dicono che non fosse stato deliberato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Insomma, per legge a oggi gli addetti risultano sospesi sia dal lavoro che dalla retribuzione e l'unica soluzione alla quale potrebbero appellarsi è quella di ricorrere alla NASPI, ossia alla disoccupazione. I sindacati rivendicano che oggi non c'è ancora nessun interessato all'acquisizione della centrale, se non qualcuno che si è fatto avanti solo per acquisire una parte della società. A distanza di 10 giorni dall'ultima conferenza stampa in cui i sindacati ed i lavoratori dell'ASL di Alessandria denunciavano una preoccupante mancanza in organico degli OSS e gli operatori sociosanitari, non è successo nulla. La direzione dell'azienda sembra non rispondere alle richieste dei sindacati che oggi sono di nuovo scesi in strada a protestare. I rapporti con l'azienda non sono ripresi, anzi possibilmente si sono ancora più incancreniti perché non hanno nessuna intenzione di trattare la problematica per la quale ci troviamo qua oggi. Se per gli infermieri c'è un'impossibilità assunzionale per la carenza di numeri della graduatoria, per gli OSS c'è una graduatoria che purtroppo sta per scadere il 5 di agosto e non c'è nessuna intenzione da parte dell'azienda di passare alle assunzioni. Oggi è un altro ulteriore passo per quanto riguarda la protesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della SLAL. Successivamente le cose molto probabilmente non cambieranno, non miglioreranno e ci troveremo a fare i passi istituzionali che sono quelli dell'indizione dello stato di agitazione. Stiamo ancora aspettando una risposta dopo la conferenza stampa, non è ancora arrivato nulla da parte dell'azienda sull'argomento per noi molto importante che è quello della carenza degli OSS e di conseguenza siamo andati avanti con le nostre iniziative. Allora, il sindacato dei pensionati, per le persone che noi rappresentiamo, non potevamo che essere qui accanto alla lavoratrici e ai lavoratori della sanità. Abbiamo sicuramente un dovere nei loro confronti, ma abbiamo anche il dovere di rappresentare le difficoltà dei nostri pensionati, delle nostre pensionate che sempre più vengono lasciate sole, lasciati soli, non hanno più la possibilità di curarsi. Siamo qui per manifestare un disagio che stiamo vivendo da molto tempo all'interno dell'azienda ASLL. CGL, CISL, UIL, FIELS oggi sono qui a protestare, ma questa protesta non finirà qui, continueremo le nostre battaglie. La Regione non salderà le prestazioni extra budget effettuate dalla clinica Quese Villa Igea, a farne le spese i 165 dipendenti alle prese con tagli alle retribuzioni e dalle prestazioni. La trattativa è in mano ai sindacati e ieri è finita sul tavolo del sindaco di Acquiterme Danilo Rapetti, che si è impegnato ad incalzare la Regione affinché trovi soluzioni sulla vicenda. Fabrizio Mattana. Villa Igea, dopo che la proprietà, ovvero il gruppo Lombardo Abilita, aveva denunciato nelle scorse settimane che la Regione Piemonte non sarebbe intenzionata a riconoscere il saldo delle prestazioni oltre il budget relative al periodo 2022-23 per un importo superiore ai 10 milioni di euro. Di fronte alle mancate entrate economiche, l'azienda sarebbe costretta ad effettuare tagli non indolori a partire da una sospensione dell'attività nei mesi di agosto e dicembre, con ripercussioni ovviamente sulle retribuzioni dei dipendenti. A farsi carico della situazione sono stati i sindacati che hanno comunicato ai medesimi le proposte avanzate alla proprietà dal ricorso al part-time al congelamento del debito orario a partire dal periodo estivo. La questione è arrivata anche sul tavolo del sindaco di Acquiterme Danilo Rapetti, che ha assicurato che il Comune farà la sua parte nel sollecitare la Giunta regionale a trovare soluzioni a breve, salvaguardando un settore sanitario che pur operando nel privato è un fiore all'occhiello del territorio con le sue prestazioni d'avanguardia. Per questo all'incontro a Palazzo Levi era presente, oltre ai rappresentanti di CGL e CISL UIL, anche il presidente uscente della provincia Enrico Bussalino, che fa parte ora della giunta Cirio come assessore. 165 sono i posti di lavoro da
attività lavorativa per il mese di dicembre. Si arriverà probabilmente ad istituire un tavolo permanente di crisi. C'è però chi punta il dito proprio sulla regione, che avrebbe dovuto rendersi conto in tempo del superamento dei limiti delle prestazioni sanitarie, ma è altresì plausibile che la medesima non possa accogliere le richieste di risanamento di un gruppo privato. La patata bollente passerà nelle mani del neo assessore regionale alla sanità Federico Riboldi. A livello politico locale, il PD di Acquiterme è intervenuto sulla questione esprimendo intanto solidarietà ai lavoratori, ma sollecitando anche il sindaco a incalzare la regione e sottolineando l'evidente scarsa comunicazione fra l'azienda e Palazzo Ascaris, che ha portato a vivere una situazione paradossale che rischia di ridurre all'inoperatività una struttura sanitaria a fiori l'occhiello del territorio, che opera fra l'altro anche in regime di convenzione. Ed è iniziata questa mattina ad Alessandria la maratona oratoria della Camera Penale Alessandrina per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione disastrosa delle carceri italiane, dove dall'inizio dell'anno fino ad oggi si sono suicidati 48 detenuti. Sono stati 48 fino ad oggi, dall'inizio dell'anno, i suicidi in carcere. In crescita anche i tentati suicidi, le aggressioni al personale di polizia penitenziaria, le manifestazioni di protesta collettive, i ferimenti e le colluttazioni. Insomma, uno stato delle cose che certamente poco ha a che fare con luoghi di recupero e reinserimento sociale di chi ha sbagliato. I detenuti in Italia sono complessivamente 61.468, i posti disponibili molti di meno. Per temi della nostra società, quello dei suicidi in carcere, di cui poco si parla se non nell'immediatezza del fatto di cronaca. Per questo le Camere Penali italiane hanno stabilito una sorta di maratona oratoria iniziata a fine maggio e che andrà avanti fino ai primi di luglio, dove gli avvocati potranno esporre le loro ragioni e le loro soluzioni in merito al sovraffollamento, alle condizioni carcerarie. Una maratona oratoria alla quale ha aderito anche la Camera Penale di Alessandria. E direi che la nostra maratona oratoria del titolo Fermare i suicidi in carcere vuole essere un piccolo contributo per una riforma che per essere utile deve essere immediata, finalizzata a alleviare il drammatico fenomeno del sovraffollamento in carcere con tutte le conseguenze che poi ne stanno derivando. Urge intervenire con norme emergenziali, come ha chiesto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Merito nello specifico, ma cercando di fare un'attenzione vera all'esecuzione penale. Se si dà speranza prospettiva di lavoro, di reinserimento sociale, di studio, di formazione, scendono le tensioni in carcere e soprattutto, lo dico da garante della Regione Piemonte, intervenire sulla questione sanitaria e sull'analisi psicologica dei detenuti. A Federico Chiodi, sindaco espressione del centrodestra, rieletto con percentuali molto alte nell'ultima tornata elettorale. Dopo la valida degli eletti di giuramento del primo cittadino nei confronti della Costituzione italiana, è stato lo stesso Federico Chiodi a ringraziare per la rinnovata fiducia chi lo ha votato per questo secondo. Chiodi avrebbe significato un lavoro ben fatto. Posso dire che così è stato e ringrazio di cuore i tortonesi. Chiodi ha sottolineato poi che il risultato elettorale, ha vinto con il 64,54% dei voti, ha portato ad una situazione inedita. Sono 11 consiglieri di maggioranza anziché 10 nei prossimi 100 obiettivi ed azioni amministrative e il programma elettorale. Alessandria aspetta lo storico passaggio del Tour de France, che lunedì prossimo toccherà per la prima volta il capoluogo di provincia piemontese, e come giusto che sia lo fa in un clima di festa. L'amministrazione comunale ha predisposto una serie di notti gialle, 20 in tutto, che animeranno la città in occasione di questa gara ciclistica di fama mondiale. Tra gli artisti di rilievo che calcheranno il palco dell'ex caserma Valfredo domenica e lunedì sera, la conduttrice radiofonica DJ Emma Stoccolma ed il sassofonista dal successo globale Jimmy Sachs. Ma andiamo per ordine, vediamo invece che cosa è successo ieri sera in via San Lorenzo, che ha ospitato un evento davvero speciale. Alessandra Della Cap. Segue la carrellata di notti gialle ad Alessandria, promosse per accogliere il passaggio del Tour de France in programma lunedì prossimo. Ieri sera è stata via San Lorenzo a trasformarsi in una cartolina da film in occasione della cena sotto le stelle e con le stelle per i 70 anni dei Lions Club Alessandria Host. 450 metri di tavoli, 58, e un giallo, una serata mandataria Lions,
che con Marcello Canestri ho deciso di organizzare e insieme e per conto di la città nostra in una serata bellissima. Siamo veramente contenti, che fossimo sold out si sapeva, ma sta venendo molto bello. Vediamo una sera diversa, una via che merita, perché si è mossa, vuole una città diversa, questa è una serata diversa, fatta di persone che stanno facendo beneficenza. Beneficenza in qualche cosa che rimarrà in la nostra città in attesa del passaggio del Tour de France, perché abbiamo voluto investire in un momento che comunque è un momento epocale, perché il Tour de France non è mai passato e chissà quando ripasserà. E poi per far conoscere Alessandria, almeno nella zona francofona, per far conoscere per esempio il Museo di Marengo, per far conoscere il Museo Borsalino, insomma le tante bellezze della nostra città e del nostro territorio, che a quel mondo e a quelle visitatrici e visitatori. Del professor Jean-Jacques Pardini, che ha rappresentato l'Università del Sud Toulon et Var alla serata di premiazione all'arrivo del Tour de France. È direttore del Centro di Ricerca su Diritto e Politica Comparata, che costituisce il principale laboratorio scientifico francese specializzato in diritto costituzionale italiano. Ha omaggiato il sindaco Giorgio Abbonante di un oggetto in legno, una barca, simbolo della città di Tolone. Il professore è stato lieto di tornare ad delle annuali settimane delle autonomie locali. E allora andiamo a vedere che cosa sono e che cosa succederà in queste notti gialle nell'Alessandrino. Non potevano che tingersi di giallo le notti che il comune di Alessandria ha organizzato in occasione dello storico passaggio del Tour de France, gara ciclistica di fama mondiale, giunta all'edizione numero 111, che per la prima volta toccherà il capoluogo di provincia. 20 in tutto gli appuntamenti serali, ribattezzati appunto Notti Gialle, che animeranno la città prima, durante e dopo il passaggio della colorata carovana di ciclisti in programma lunedì. È notevole, diffusa, quindi un impegno delle istituzioni pubbliche, ma io dico soprattutto da parte di tantissime cittadine e cittadini, commercianti, privati, operatori della cultura, che hanno capito come noi, forse, spero, che il passaggio del Tour è un passaggio meraviglioso perché è epocale. E l'attesa cresce in particolare per l'appuntamento di domenica sera, quando dalle 19 all'ex caserma Valfrè sarà l'amatissima conduttrice radiofonica e televisiva, nonché eclettica DJ Emma Stoccolma, a far ballare e vibrare il pubblico al ritmo della musica più coinvolgente. Insieme a quest'artista, per la quale la musica è la colonna sonora del suo quotidiano, è prevista anche la performance del musicista Massimo Torchio con Ave Quasar and We Ensemble e di Fabi DJ. Per dare a tutti la possibilità di partecipare e di godere di una serata unica, l'amministrazione comunale ha deciso di calmierare i prezzi sia della serata del 30 giugno che quella successiva, quando il 1 luglio, sempre all'ex caserma Valfrè e sempre a prezzi calmierati, arriverà dalle 21.30 Jimmy Sax, fenomeno mondiale francese del sassofono da mezzo miliardo di visualizzazioni. L'artista sarà per la prima volta ad Alessandria per una nuova musique e si esibirà fra sonorità funk ed elettroniche. Allora, una notizia di servizio, perché proprio di poco fa, a proposito del Tour de France, le vie interessate dal passaggio del Tour non saranno chiuse dalle 11, ma bensì dalle 10.30, quindi mezz'ora prima rispetto alle precedenti comunicazioni. Io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito. Come sempre, subito dopo di noi la pagina sportiva curata da Fabrizio Mattana, si parla della Negrini Volley di Acqui Terme. A questa sera alle 19.30. Arrivederci.
Prende forma la nuova Negrini Pallavolo in vista del prossimo campionato. Fra gli ultimi arrivi alle disposizioni di coach Totti, l'esperto Davide Brunetti, nuovo libero titolare dalla prossima stagione. Classe 1995, può già vantare ben 10 stagioni in Serie A, di cui 4 in massima serie, con la maglia di Monza, 2 in Serie A 2 con Monza e Cisano Bergamasco e 4 in A3 con Porto Maggiore e Bologna. Davide sarà la sua prima esperienza in Piemonte. Fra gli altri nuovi giocatori già facenti parte della rosa, il talentuoso Mattia Pievani sarà all'altro posto insieme all'esperto Davide Chester. Con un salto di due categorie, il giovane Martello Mancino Ligure, classe 2001, farà il suo ingresso nel professionismo con la maglia della Negrini. Mattia si presenta alla sua nuova società parlando della sua carriera, iniziata nella sua città natale, Finale Ligure, e fissando i suoi obiettivi. Il mio obiettivo principale è quello di crescere come persona, soprattutto come giocatore, migliorando sia dal punto di vista tecnico che fisico. Solo 20 anni e tanta voglia di affacciarsi al volley professionistico. Questo è il profilo di Andrea Garrone, uno dei due nuovi palleggiatori, proveniente dal mercato Alba dopo aver esordito in B col Sant'Anna la stagione precedente. Arriva da Genova l'altro nuovo centrale della Negrini. Si tratta di Manuel Biasotto. Dopo una carriera in giro per l'Italia che lo ha portato a toccare in 4 occasioni la Serie A 2, nonostante la giovanissima età, ha potuto riavvicinarsi a casa abbracciando il progetto ambizioso della formazione termale. Parliamo ora di uno sport insolito, il calcio da tavolo. Il casalese Luca Colangelo delle Fiamme Azzurre Roma, infatti campione italiano individuale di questa specialità. È il 6° titolo consecutivo per lui. A Reggio Emilia, il campione del mondo in carica, si è confermato ancora una volta l'atleta italiano più forte. Ha conquistato per la 6ª volta consecutiva l'ambito trofeo. Sul podio altri due atleti di Casale Monferrato, Luca Zambello e Filippo Cubetta. Cristian Fricano invece della Subbuteo Casale ha vinto il titolo Under 20. Tante emozioni in quel di Reggio Emilia, dove si è disputata la 46esima edizione dei campionati italiani individuali di calcio da tavolo. Ad ospitare l'importante manifestazione organizzata come di consueto dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo in collaborazione con il settore nazionale subbuteo dell'Organizzazione per l'Educazione e lo Sport, OPES, è stata la suggestiva location di Subbuteo Land, vero e proprio fiore all'occhiello del circuito nazionale del calcio in miniatura e centro federale di eccellenza, che nei giorni della competizione ha visto la presenza di oltre 130 atleti provenienti da tutta Italia. L'atleta di Casale, Luca Colangelo, abbiamo detto, una punta di diamante dalla formazione capitolina delle Fiamme Azzurre Roma, ha superato con il risultato di 6-2 Luca Zambello della Reggio Emilia nella finalissima della competizione. Anche un altro atleta alessandrino alla ribalta nel nuoto, però. Si tratta di Kim Cormendi, portacolore del Golden Team Alessandria, che ai campionati nazionali WISP di Riccione ha vinto 2 medaglie, oro nei 50 farfalle e bronzo nei 50 stile libero. 3.200 partecipanti alla competizione.